passo la parola all'ingegnere elettrotecnico Dino Brancale, amministratore delegato della VL dal 2013, da sempre nel ramo automobilistico, tecnico e commerciale, e che ci parla del corretto utilizzo dell'energia primaria, in modo da arrivare alla decarbonizzazione. Non solo utilizzando energia elettrica, perché questo significherebbe addirittura aumentare la CO2, ma invece spalmare un po' l'utilizzo dell'energia fra tutte le fonti possibili. Grazie e arrivederci. Buongiorno, buongiorno a tutti, spero che i media ci assistano. Dunque, oggi vi vorrei parlare del progetto di decarbonizzazione e di che cosa significa decarbonizzare rispetto a quelle che invece sono le norme di cui anche Paolo Massai ci parlava. Sicuramente tutto il processo di elettrificazione è figlio di un obiettivo principale, che è quello deciso nel Paris Agreement COP21, a cui seguirà il COP26, che prevede un abbassamento della temperatura globale di 2 gradi centigradi, il che significa, tradotto in diciamo diminuzione del livello di CO2, dimezzare la CO2 entro il 2030 ed arrivare a un target, no, di zero greenhouse gas entro il 2050. Benissimo, che significa decarbonizzare? Ora, come questo si accorda, no, con tutte le norme e le legislazioni che sono diverse per ogni regione e per ogni paese, dove ancora oggi non abbiamo su quello che è l'Euro 7 o il China 7 definitivamente un allineamento, no, a livello. Dino, sono Adolfo, però vediamo, non vediamo in presentazione, vediamo lo schermo del presentatore, non della presentazione. Sì, dici se, dimmi se lo vedi adesso. No, Meglio. vediamo sempre le immagini molto piccole perché Sì. sta. Vediamo quello che vedi tu come presentatore. Non saprei aiutarti a risolvere il problema, ma Sì, adesso ci provo vediamo. io. Speriamo di risolverlo a Tu hai brevissimo. due schermi? No, ce n'è uno solo, purtroppo. Ah, ho capito. Dino, clicca dove c'è in modalità presentazione, vicino all'ingranditore. ma lo Sì, vediamo così. adesso? Adesso? No, vediamo sempre la modalità presentazione, la modalità che vede il presentatore, non la modalità che si dovrebbe vedere a schermo pieno. Poi se non ti voglio rubare tempo, se non si riesce va bene anche così, soltanto è piccolino. Sì, immagino. Anche vediamo come vedi tu anche la prossima. Sì, ho capito. Vabbè, se io vado avanti, nel Sì, frattempo sì, sì, vediamo sì. se riesco se riesco a Sì, non ti recuperare, ok? Sì. Va bene, quindi questo significa in definitiva che si sta cercando, no, di limitare, di lavorare intorno alla decarbonizzazione nel settore dei trasporti, lavorando però in effetti a non tutto quello che nei trasporti genera CO2. Ora, di fatto tutte le normative oggi in vigore, sto cercando disperatamente di farvela vedere meglio, ma spero che impostazione di visualizzazione, vediamo se è così. Meglio così? Bene. Sì, molto meglio, e così va bene. Benissimo.
E quindi cosa succede? Che oggi tutte le normative a cui tutti i costruttori stanno cercando di allinearsi sono normative tank to wheel, quindi dal serbatoio alla ruota. In realtà, quando si parla di CO2, bisogna tenere in considerazione intanto la CO2 generata, diciamo, dalla sorgente alla ruota, ma poi bisogna tenere anche in considerazione la CO2 che è di quello che si chiama life cycle, ovvero considerazione quanta CO2 io genero producendo le materie prime, producendo i veicoli e poi riciclando, no? Riciclando il veicolo stesso e quindi le materie prime. Benissimo, questo che cosa significa, no? Questo è un po', diciamo, graficamente quello che è il life to cycle. Questo significa che definitivamente noi stiamo normando delle cose che non tendono in verità ad abbattere tutta la CO2 che stiamo emettendo. Bene. Bene così, perché nel frattempo i costruttori si sono in tutta fretta allineati, hanno investito ingenti quantità di denaro per essere allineati con quelle che sono le normative, con degli sforzi enormi, e questo quindi produrrà di fatti un beneficio. Che beneficio produce? Immaginate, il problema è se la CO2 è legata, quindi non soltanto al tipo di powertrain installato a bordo veicolo, ma è legata quindi anche a quelle che sono le sorgenti primarie, di energia, è chiaro che in questo momento con i piani di conversione energetica da fossile a rinnovabile, se prevedessi di aumentare di un 10% di sostituire con un 10% all'anno lo share dei veicoli elettrici, quindi parlo di veicoli puramente elettrici, a posto di quella a combustione, quindi in 10 anni di avere il 100% di veicoli elettrici in quella a combustione, io mi troverei a produrre un beneficio di CO2 verso un motore a combustione interno di una tonnellata all'anno. Mentre in realtà con quello che è il mix energetico attuale produrrei 6 tonnellate all'anno di CO2. Questo significa che i benefici sulla CO2 li vedremmo abbastanza avanti nel tempo. In pratica, cosa sto dicendo? Sto dicendo che se parliamo di CO2 non siamo più legati esclusivamente a quello che è la tecnologia a bordo vettura, ma siamo estremamente legati a quelli che sono gli scenari energetici di ogni paese. E quindi se io nel corso della presentazione indicherò sempre tre scenari, uno è quello corrente, uno che è uno scenario, diciamo, un po' più aggressivo, no? Di conversione delle sorgenti energetiche, e invece quello che dovrebbe essere lo scenario sostenibile di conversione energetica. Quindi, facendo, diciamo, calcolando quelle che sono le flotte, calcolando quelli che sono gli scenari appunto energetici, vediamo che nel 2030, introducendo veicoli elettrici, quindi battery electric vehicle, in questo momento stiamo discutendo, al posto dei nostri veicoli con dei motori a combustione interna, l'obiettivo di riduzione del 50% della CO2 è davvero molto, molto lontano. Eppure abbiamo messo in macchina dei veicoli elettrici, no? Che localmente, quindi tank to wheel, producono zero, però purtroppo, no? In realtà, lo scenario, cioè il raggiungimento del Greenhouse Gas Deal in Europa, come vedete, no? Sembra essere irraggiungibile. Cosa diversa è se discutiamo di un orizzonte temporale un po' più lungo, quindi andare al 2050, dove in questo caso, con uno scenario di conversione dell'energia elettrica molto più aggressivo, quindi quello sostenibile, probabilmente siamo vicini al raggiungimento degli obiettivi del COP21. Questo che cosa significa?
significa anche un'altra cosa. Pensare all'eliminazione o alla proibizione del motore a combustione interna in tutte le sue forme, prima che lo scenario prima che il mix delle sorgenti energetiche diventi veramente rinnovabile e sostenibile, significa andare ad incrementare il valore di CO2. Se adottiamo uno scenario di conversione dell'energia primaria aggressivo, nel 2045 l'eliminazione o abbandonare il motore a combustione interna potrebbe essere uno scenario che mi porta alla riduzione della CO2, ma farlo prima significa emettere più CO2 di quella che oggi abbiamo, sempre considerando l'intero life cycle. Di fatto, questa qui è una, diciamo, un'esposizione grafica, no, di quello che stiamo dicendo. Di fatto il problema è che tra la normativa tank to wheel, che pure tanta fatica costa, no, ai nostri costruttori, e il life cycle, stiamo dimenticando, cioè non stiamo controllando la grande parte delle emissioni di CO2. Ed è questo, no, che ci porta in questo momento, da una parte, a stressare il comparto automobilistico, avendo avuto un'accelerazione dovuta e sicuramente significativa, ma dimenticandoci qual è l'obiettivo primario. L'obiettivo primario è quello della riduzione della CO2, ovvero l'abbattimento delle temperature globali del pianeta. Quindi questi, diciamo, che sono i tre punti fino a qui discussi. Quindi abbiamo una legislazione corrente che guarda soltanto una piccola parte delle emissioni di CO2, i nostri costruttori che hanno investito come mai avevano fatto in questi anni. Oggi abbiamo circa 100 veicoli, 100 nuovi modelli che escono in tutto il mondo contemporaneamente, cosa che non era mai successa. Significa che c'è un'enorme corsa a quella che è, diciamo, l'elettrificazione, proprio per evitare le multe di cui prima parlava il signor Massai. Ma attenzione, questo non è sicuramente quello che ci porterà a ridurre la temperatura del nostro pianeta, no? Ripeto, un'uscita prematura, l'abbandono prematuro della tecnologia dei motori a combustione interna, se non tiene conto di quelle che sono le sorgenti rinnovabili, porterà ad un incremento della temperatura di questo pianeta. Ok? Dopodiché diciamo che ormai il processo di elettrificazione è sicuramente avviato, e qui un applauso a tutti i costruttori del mondo che si sono sicuramente, che sono, cioè, che hanno avuto convergenza su questa tecnologia. Il problema è che poi bisogna venderle queste macchine, no? Allora, sicuramente il mondo è fatto da diverse tipologie di clienti. Il primo sono quelli degli early adopters, no? E quindi entusiasti della tecnologia, innamorati dell'ambiente, magari con una disponibilità economica sicuramente superiore a quella della media. Beh, se stimiamo che questo sia il 20% della popolazione, sicuramente avremo, no, un inizio di quella che è l'espansione del mercato, la penetrazione del mercato dei veicoli elettrici sul circolante italiano. Dopodiché, però, ci dobbiamo ricordare che il 43,3% degli italiani dispongono di una casa e di un garage, tutti gli altri vivono in un appartamento, no? E quindi poi ricaricarla anche durante la notte diventa un po' più difficile, bisognerà ricaricarla soltanto al lavoro. E dopodiché ricordo che abbiamo un piano su quello che è la distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica, che prevede circa 60.000 in più delle 14.000 già presenti colonnine di ricarica in Italia, il che significa un totale di 74.000. Ma se volessimo garantire la stessa flessibilità di rifornimento che oggi è garantita agli automobilisti, no, che ricaricano combustibile fossile, beh, di colonnine di ricarica ce ne vorrebbero 2 milioni, no? Quindi anche qui siamo sicuramente un po' lontani. Questo che cosa significa? Significa che le infrastrutture, che pur adesso si stanno muovendo, hanno bisogno di lavorare con la stessa velocità
con cui i costruttori si sono adoperati a mettere sul mercato, i prodotti elettrificati. Questo mi porta a dire una cosa, che sicuramente il futuro non è soltanto elettrico, sicuramente se guardiamo a quello che è l'obiettivo principale, che ripeto, è quello di abbattere la temperatura del nostro pianeta, bisognerà che andiamo incontro a questo obiettivo con un prodotto multitecnologico, no? Che quindi non guardi soltanto ai battery electric vehicle, ma che guardi a tutte le altre tecnologie, come per esempio agli ibridi, ma come anche per esempio ai combustibili alternativi, magari generati da idrogeno, che magari viene generato anch'esso da fonti di energia, rinnovabili, come quella solare e l'eolico. Benissimo, questo significa che accanto a tutte le soluzioni di elettrificazione bisogna che guardiamo anche a soluzioni alternative, come per esempio quella dell'idrogeno non inteso soltanto come idrogeno, come fuel cell, ma inteso anche come motori a combustione interna alimentati all'idrogeno, anche se queste magari sono applicazioni soltanto per bus and truck. E qui sono particolarmente fiero di presentare il primo consorzio italiano che nei prossimi giorni prenderà vita. Questa è un po' un'anteprima che faccio in questa sede, per lo sviluppo, per l'applicazione di motori a combustione interna alimentati ad idrogeno per applicazioni bus and truck. Ora, io credo che questo sia un punto rilevante, no? Perché bisogna che, adesso oltre ai dettagli, diciamo, del progetto, bisogna che teniamo in mente, che consideriamo una cosa molto importante dal mio punto di vista, che è quello che un battery electric vehicle ha il 40% di componenti meccanici in meno. Noi oggi abbiamo una forza, una filiera impegnata nei trasporti molto forte sulla parte sulla meccanica. Cambiare tecnologia significa anche riallocare dei posti di lavoro. Cambiare tecnologia a questa velocità significa perdere dei posti di lavoro ed è questo ancora uno degli elementi, secondo me, fondamentali da tenere in considerazione. Bisogna avere una piattaforma tecnologica multiprodotto. E quindi bisogna guardare a quello che è sicuramente l'obiettivo principale, bisognerebbe guardare a quella che è, secondo me, l'idrogeno, non soltanto inteso come combustibile, ma anche come fonte, diciamo, di energetica per generare combustibili sintetici, che per esempio, nel caso di vetture super sportive, potrebbe rappresentare sicuramente il futuro. Bisogna guardare all'idrogeno come combustibile per quelle che sono le applicazioni bus and truck. Bisogna guardare anche all'ibrido e bisogna guardare anche all'elettrico. Sto dicendo che quello che è davanti a noi è ancora un processo molto lungo, ma che deve guardare a quello che è l'obiettivo principale, che è la riduzione della temperatura di questo pianeta. Io credo che abbiamo il dovere, no, per noi, per i nostri figli e anche per i nostri nipoti, di fare in modo che questo sia un pianeta vivibile e che i nostri prossimi problemi non siano quelli di cercare acqua, cibo e l'esplorazione spaziale, ma sia quella di rendere questo pianeta, no, il più sostenibile possibile. Grazie mille.